Salve amiche ed amici, qui di nuovo il vostro Santenchan, qui di nuovo in un'altra edicola. Tratterò di farne molte, ma non ho molto tempo. Questa edicola di Santenchan ancora una volta si intitola Back to the Past, Corriere della Sera. Corriere della Sera del sabato 14 aprile 2001, per dimostrarvi ancora una volta che le notizie del presente sono le stesse riflette del passato. La cultura, la destra, i giudizi di Benigni, il palcoscenico non è un seggio. Sanremo oggi come nel 2001. Il premier incostituzionale, il polo, nessuna guerra di religione, e oggi scade il termine per nominare i presidenti di seggio. Referendum, Formigoni va avanti, voteremo il 13 maggio. Scontro con Amato, ma la trattativa non è chiusa. Chi fa da sé fa per tre. Sempre Berlusconi di mezzo. Bossi, una prepotenza impedire il voto. Si muova il Quirinale, aumenti delle polizze auto, spuntano gli sgravi fiscali, come oggi, no? Pensionato ucciso presso un clandestino, il problema della delinquenza è presente anche oggi. Caro benzina sull'esodo di Pasqua, sempre che arrivano le vacanze c'è un caro benzina. La TV tedesca scova ad Amburgo il boia di Genova. Ciampi taglia il numero dei cavalieri che giocavano a Re Artù e alla tavola rotonda e all'ancilotto. 5 lettere alla deriva nell'alfabeto. Dice si alfabeto, secondo il grande dizionario Garzanti, la serie di segni grafici disposti in un ordine preciso che tendono a rappresentare ognuno un suono in una determinata lingua, vale a dire che si tratta delle fondamenta del complesso edificio che tutti abbiamo ogni giorno, abitiamo ogni giorno quando comunichiamo. Se si presentano dei guai lì, dunque è bene porvi rimedio in fretta. Ma nell'alfabeto italiano sopravvive un'annosa, fastidiosa incongruenza, quasi leggendaria ormai. Nella propria assurdità gli mancano 5 lettere, cioè le lettere ci sono comunemente usate in parole correnti che non sono nemmeno più forestierismi, e tuttavia non ci sono, poiché l'alfabeto italiano che viene insegnato a scuola non le contempla, e quando si tratta di collocarle nel sopra citato ordine preciso nessuno riesce a farlo. Sono la I lunga, la K, la W, la Iz e la Y. E ora io ho una modesta proposta per il futuro ministro della pubblica istruzione, eccetera eccetera. Ci abbiamo problemi con l'alfabeto in Italia, pure quello. Referendum, Amato frena la Lombardia, voteremo per la devolution il 13 maggio, lo diceva la Lega, lo diceva Formigoni nel 2001. Poi non c'è stata devolution, ci sono i grillini che devolvono, ma è un'altra cosa. Bersani, com'era giovane Bersani nel 2001? Porca boia! In Emilia votammo sulla caccia, ma lontano dalle elezioni. Che non stiamo qui mica a scherzare. L'intervista, il ministro ed ex presidente di regione Formigoni rispetti le leggi. Micheli richiama i ministri, serve più compostezza nelle dichiarazioni. Adesso chi li richiama? Bossi, la Lega va avanti, ma vorrei sapere Ciampi dov'è. AN a Milano per giurare sul tricolore. Liste Civetta, Bertinotti ricorre ai magistrati. Vi ricordate il problema dei tesseramenti che ci avevano i DS e che ora c'è il PD?
Bertinotti, azione legale Fausto Bertinotti, segretario di rifondazione, che si è riaffondata e poi si rifondò. Rifondazione accusa di truffa elettorale chi ricorre a meccanismi per aggirare lo scorporo e l'eclissi delle regole. Esposto contro 153 cittadini del centro-sinistra e 475 della Cassa delle Libertà. Furto di voti. Rognoni, un sistema sciagurato, ma ho dovuto obbedire al partito, come è oggi. Pecci, è finito tutto con l'esito, l'esilio di Prodi. E non ha avuto esito, ha avuto esilio. L'Ulivo al governo, scontro sui risultati. Piscitello il duro, un uomo di Polsini. Il New York Times, Berlusconi è un mix tra la Thatcher e De Vita. Attacchi al Cavaliere, lite D'Alema Flores. Io rileggo le notizie del passato, ma sono come nel presente. Il Papa raddoppia la sua via Crucis. Era a sorpresa il pontefice porta la croce per due stazioni. Il volto era stanco e sofferente. Karol Wojtyla, no? Una dura rinuncia, ma ormai Wojtyla è diventato prudente. Il caro benzina rovina l'esodo di Pasqua. Adesso forse anche sta per venire Pasqua. Questa notizia è del sabato 14 aprile 2001. Mandatemi un commento per vedere se la benzina è diminuita. È inutile comprare i giornali oggi, poi per quattro titoli. Collezionate, andate dai rigatieri, dagli stracivendoli, compratevi a tonnellate i giornali con quello che costano oggi un esemplare, e ve ne comprate 20, 30, 40. Dite che dovete lavare i vetri, così vi fanno prezzo, che siete giornalieri. Non dite che è per acculturizzarvi, perché nessuno vi crederebbe, poi ve li metterebbero più cari. Quattro gite per le feste tra arte, gastronomia, vabbè, viene l'arte, lo spettacolo. Algeria, il rap per esorcizzare l'inferno. Sant'Agostino diventa marabutto. Non mettete i talebani spalle al muro. L'intervista al militare che ha rovesciato il regime civile promette: rispetterò la scadenza elettorale del 2002. Il mistero della nave dei bimbi schiavi. Quante navi che ci sono con schiavi dentro? Israele, la rivolta dei riservisti nel 2001. I cittadini soldati minacciano di non presentarsi in caserma e bloccare l'esercito. Gli ammutinati chiedono di essere equiparati nel trattamento ai militari di leva. Poi non so se ci siano riusciti. Powell, il domatore dei falchi di Bush, e non è riuscito a domarli. Dopo averla stuprata, le ridevano in faccia. Parla il giovane che ha tentato di salvare la sedicenne, già casi due aggressori. Io non so perché mettono foto di notizie, di altre notizie in questa cosa, però evacuate 10.000 persone, tutti i bambini abitanti di Vimy, paesino al nord della Francia. Sono evacuate ieri mattina dalle loro case e non potranno tornarvi per 10 giorni per permettere agli artificieri francesi di far brillare un residuo bellico della seconda guerra mondiale. Minghella indagato per 6 delitti è il serial killer delle prostitute. Milano, pensionato ucciso da un clandestino. L'insicurezza. Bomba di Roma, ora c'è una pista. Che ne hanno fatto della pista? Triplice omicidio nel Gargano, uccise a fucilate e sfigurati dai killer. Un altro episodio nella faida nata da liti di confine tra pastori e sfociata in guerra di clan. In 23 anni morte 36 persone. Nazisti, la TV tedesca scova il boia di Genova. Li uccise sulla riva, legò i corpi gettandoli in mare. Quelle telecamere puntate sulla villa di Engel ad Amburgo sono già una condanna. La condanna al pubblico
per farlo un partigiano. Friedrich Engel, condannato all'ergastolo, uccise 246 persone. Da anni vive indisturbato ad Amburgo. Fassino chiede l'estradizione di quel criminale. Un'ancora sfregia il Cristo degli abissi. Camogli, sparite anche le boe che segnalavano la zona. Appello ai sub, non toccatelo. Perché l'hanno messo in mare? Eredità della contessa, indagato Raggio. Addio al faccino che sorride. È morto Harvey Bale, il suo disegno è un simbolo in tutto il mondo. Yahoo, fa retromarcia, niente vendite porno. Tanto aveva già iniziato nel 2001 a circolare gratis, chi lo comprava più? Elettrosmog, un appello a Prodi, casso record a capo d'Orlando. Quelle 5 lettere che vanno alla deriva nell'alfabeto. Che cosa importante, no? Sapere dove mettere la doppia V, se prima o dopo della V. Mettiamola dopo la Z, no? Tanto già viene UVZ. Allora, o fra la U e la do diventano, perché si pronuncia whisky come se fosse una doppia U, si scrive come doppia V, ma si pronuncia in certe parole come la doppia U, oppure sotto la doppia V, oppure conosco persone che addirittura mettono male le poche lettere dell'alfabeto italiano che ci abbiamo. Figuriamoci se ci dobbiamo scassare con dove mettere la doppia V. Scriviamo vino con la doppia V per fare che è plurale, perché so è più di uno, V, due V per vino. A 38 gradi tra i ghiacci del Polo Nord. Meno 38. Mi sembrava strano. Frisbee mondiale sulla spiaggia di Rimini. Polizze auto, sgravi fiscali in vista. E nella busta paga dei postini arrivò la tassa sul contratto. Li avete visti dal 2001 gli sgravi fiscali sulle polizze? Allo studio una riduzione delle imposte sui mazzi aumenti delle tariffe. Ah, prima ti fanno i mazzi aumenti, non aumenti. E poi uno studio sulla riduzione possibile. E voi dal 2001 ne avete visti tanti di sgravi fiscali o avete dovuto vendere la macchina perché non avete potuto pagare? Questo è del sabato 14 aprile 2001, economia. Le agevolazioni scatterebbero per i neopatentati, i ciclomotori e per le zone a rischio. Qua c'è un giovane Enrico Letta che era il ministro dell'industria, che è stato presentato come la novità nella politica, che già nel 2001 era il ministro dell'industria. Nessuno l'ha votato, l'hanno fatto presidente del Consiglio dei Ministri, cioè primo ministro, come una proposta di rinnovamento. Ma appunto già era in politica nel 2001, era ministro dell'industria. Pivetti e piazza contro i profili al maschile. Credo che sia una lacuna nella legge, se le compagnie ne dovessero approfittare sarebbe una frode da parte loro. La multa antitrust per ridurre il bollo. Dopo 6 anni, Tokyo ammette l'economia è in difficoltà. Il governo reputa possibile una recessione. Negli USA calano le scorte industriali, segno di ripresa. Sì, nel 2001 i fallimenti aziendali sono saliti in Giappone al 12,2%, il massimo degli ultimi 3 anni. Non parliamo di quello che è successo quando è scoppiata la bolla immobiliare e titoli spazzatura tossici nel 2008, e quando è successo lo tsunami, il terremoto e lo tsunami in Giappone e la fuga dal reattore nucleare in Fukushima, che altro che l'economia in difficoltà. Questo del 2001. Produzione industriale febbraio freddo. Flessione dell'1,5% rispetto al 2000. Confindustria, a marzo continua il rallentamento. Il Ministero del Tesoro, la ripresa pensionistica sta frenando. Retribuzioni pubbliche in aumento del 4,3%.
Garrone, per la crescita serve più flessibilità. Bravi, quello è il mantra. Flessibilità. Vi dovete genuflettere, perché dal 2001 l'economia si sta raffreddando. Quando è che si è riscaldata? Dal 2001 al 2008 non è successo niente. E poi vabbè, è venuta la bolla immobiliare e il mantra flessibilità, 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 flessibilità che vi porta ad accettare governi che voi non avete votato e che non avreste mai votato perché sono sempre i soliti rifritti. Vabbè. Duello Europa-USA per i vertici del Fondo Monetario. Enel, presto il decreto sui rimborsi. E il sindacalista padronale Arrighi diventa un modello per la CGIE, CISL. Che diventi un modello, che modelli. Montedison sfida l'ultima azione. Bolloré, l'unico obiettivo di Bernheim è la presidenza generali, lo statuto del leone. Mediobanca, la partita dell'energia e il ruolo di Bazzoli. Ex monopoli, zavorra in rete. Dylan, a 60 anni il menestrello è ancora sulla strada, adesso ne avrà 70 e passa. Meno cavalieri, ma con maggior merito. Una legge ispirata da Ciampi riduce da 23.000 a 8.000 il tetto delle onorificenze. Cioè, vanno a prendere una pensione più alta. Anch'io voglio essere cavaliere, cavaliere Saint-Enchant della Gran Croce, grande ufficiale, cavaliere insignia maschile. Beh, logico. Con la striscia verticale, ci sono solo 4 medaglie di cavaliere. Un titolo e mezzo toscano non si negano a nessuno, diceva Vittorio Emanuele III. Da oggi è in atto il cambiamento. Ma peccato, volevo essere cavaliere, cavaliere senza cavallo. Redenzione, follia, crudeltà e 1.000 volti di un segno arcaico. Civiltà cattolica, stato laico, perché rispetti l'ordine naturale? Civiltà cattolica, stato laico, perché rispetti l'ordine naturale? La rivista dei gesuiti replica con un lungo editoriale a 2 numeri speciali di critica liberale. Luzzati, blindato in teatro, ho paura. L'altra sera a Faenza ha riproposto il monologo Barracuda, aggiornato. Mi aspetto una testa di cavallo mozzata nel letto. Dopo satirico, il comico torna sul palco protetto da polizia e bodyguard. Temo vendette per quello show. Su Rai 2 mi hanno transennato, qui mi sento libero. Marlon Brando in ospite per una polmonite, in ospedale per ospite. Di una per una, no, in ospedale per una polmonite, poveraccio. Grande Fratello 2 più hard in Italia. No, le scene erotiche aumentano gli ascolti nel resto d'Europa, ma il produttore qui le censureremo. Ma chi lo guarda il Grande Fratello? La stanza di Montanelli. Vabbè, poi lo sport, il calcio, la droga del popolo. Beh, cari amici, questo è stato un altro editoriale, Back to the Past. Perché comprare i giornali oggi se sono la stessa porcheria di sempre? E al prossimo editoriale, che sarà fra breve. Anche perché poi farò l'ultimo e per il momento non commenterò più i giornali. Avevo finito di comprarli. Ciao, e tutti gli altri.